Allora, Geraci vuole dire le sue generalità tutte, visto che lei è la prima volta che compare in questo processo. Le mie generalità sono Geraci Antonino. Nato il 2 gennaio del 1917. Che pena sta scontando lei per adesso? Signor Presidente, è lei che interroga e io devo rispondere. E difatti io lo sto interrogando. Le ho chiesto che pena sta scontando. La risposta la deve dare lei. Vabbè, avvocato, l'aveva capito, ci faccio capire io, non si preoccupi. C'è una voce che si confonde, ma perché? C'è una voce che si confonde. Si confonde la voce. Infatti eravamo in due che parlavamo. E allora io le avevo chiesto che pena sta scontando lei. Si trova in carcere per che cosa? Ah, mi trovo in carcere per tante cose. Ma mi trovo in carcere pure per questo delitto. Pure per questo delitto. E allora, mi dica una cosa, Geraci, lei oggi dovrebbe essere sottoposto ad interrogatorio. Lei vuole rispondere alle domande che le facciamo noi, sì o no? Sono qui per questo. È qui per questo. Ora, lei è stato sentito una prima volta in ordine a questi fatti dei quali ci stiamo occupando esattamente il giorno 20 maggio del 1986. È stato sentito dal giudice istruttore. Se lo ricorda lei quello che ha dichiarato? Ma io nemmeno mi ricordo, signor Presidente, che sono stato sentito. Ecco, ora noi le leggiamo quello che lei ha dichiarato e vediamo. Io non mi ricordo di essere sentito. Glielo sto ricordando io, lei è stato sentito in quella data. Lei ha dichiarato questo. È una domanda. No, lei, io le sto dicendo, lei è stato già sentito dal giudice istruttore per questo processo. Le ho chiesto, lei si ricorda quello che ha dichiarato? Lei ha detto no. Ora noi le andremo a leggere quello che lei ha dichiarato e vediamo se lei lo conferma o meno. Signor Presidente, io non ricordo di essere interrogato in questo fatto. Aspetti un momentino. E allora? Allora, mi protesto innocente, perché lo sono di tutti i reati contestatimi. Prendo atto che la signoria vostra non ha particolari domande da rivolgermi, concernenti specificamente i nuovi episodi delittuosi che mi si contestano, e pertanto non ho null'altro da dichiarare. A richiesta della difesa si dà atto che l'imputato viene presentato all'ufficio su una sedia a rotelle, che porta occhiali scuri e dichiara di essere completamente da un anno privo della vista di entrambi gli occhi e quindi di non essere in condizioni di sottoscrivere il presente verbale. Praticamente lei si è dichiarato innocente. E mi dichiaro ancora innocente, signor Presidente. Aspetti un momentino. Allora, prima di continuare, si dà atto che il Presidente fa avvicinare tra di voi che c'è un medico pure. Siete infermieri. Si dà atto che in aula sono tre persone che si qualificano come infermieri. E allora, Geraci, lei si dichiara ancora innocente. Io però le voglio leggere, per ricordarglielo, di che cosa lei oggi è chiamata a rispondere. Lei è chiamata a rispondere per avere, in concorso con altri... Con altri sei, esattamente, con Calò, con Greco, con Rina, con Provenzano, con Brusca, esatto. E Madonia. Esatto, e con ignoti. E questo me l'hanno detto quando mi hanno invitato, perché mi hanno invitato tantissime volte e io non ho potuto venire. Aspetti un momentino, è imputata assieme a queste persone
dell'omicidio, di certo l'allicata Giovanni, detto Giannuzzo, l'allicata, e della soppressione del cadavere. E io non so una parola, una sillaba di queste fatti, signor Presidente. Vabbè. Non ne so una sillaba, non ne so una parola. Della, mi dichiaro innocente, non so dire nulla circa i fatti che mi vengono addebitati. E allora, pubblico ministero, ha domande da rivolgere all'imputato Geraci? No. Nessuna domanda, Presidente. La difesa ha domande da rivolgere a Geraci? No. Nessuna. Signor domanda. Presidente. Prego. Io, se lei può e vuole leggermi la prima la dichiarazione di Buscetta del 1900, mi pare 86, se me la può leggere, se non la vuole leggere, a me interessa. Ma lei non la conosce già questa dichiarazione, quella che ha dichiarato Buscetta? A giro di anni, e poi a giro di anni uno non si può ricordare, signor Presidente, poi qua è una corte di assisi, è giusto, giusto. Almeno non è un semplice, dico semplice, non offensivo, però un semplice giudice. Scusi se rifletto a dire qualche parola. No, no, va bene. Ho la mia età. Me la può leggere lei? E allora? Per trovare le verità mie e le verità di Buscetta e in parte bugie, verità e bugie di Buscetta, invece quelle mie sono tutte verità, e lo dimostro quando lei me la legge, se me la può leggere. E allora, dottore Cuneo, se cortesemente vogliamo prendere queste dichiarazioni relativamente. Presidente, a mi perdoni, per dare un orientamento alla Corte. Prego. Ricorda male l'imputato quando afferma che è dell'86 e dell'84. Va bene. No, quando è stato in questa Corte è stato l'86. Nell'86 non era questa, mi sembra che siano due le questa Corte è stato l'86. Se l'84 ne ha fatti altri non lo so. Sì, questa è dell'86, signor. È dell'86. Allora ho ragione io. Io di tante cose, signor Presidente. Io sono stato colpito di paralisi al 1975 e ho fatto medici e medicine dappertutto. Medici e medicina a Partenico stesso, che io abito a Partenico, abitava a Partenico. Come? Abitava a Partenico. E per ora abito in carcere, perciò abitavo, esatto. Medici e medicina a Palermo, medici e medicine sono andato a finire pure in America. In America mi hanno operato l'occhio destro e così via. E pertanto, signor Presidente, io non mi ho interessato mai di fare parte di questo e di quello. Io mi ho interessato per 18 anni semplicemente della mia salute. Meno che ho pensato di fare parte di questo e di quello che dice Buscetta per la prima volta. Ma mi dica una cosa, per la prima lei volta. L'ha conosciuto questo Giannuzzo? No, signor Presidente, non l'ho conosciuto assolutamente. Ne ha sentito parlare? Ma ne ho sentito parlare ora, in queste quando mi hanno invitato la prima volta, che mi hanno invitato se volevo venire a fare la mia presenza. Sì.
poi sono stato invitato un'altra, poi un'altra, poi un'altra volta, che mi ho vergognato pure a non venire mai, e ora sto venendo e qua c'è la mia presenza, signor Presidente. Mi dica un'altra cosa, lei conosce Calò Giuseppe? Sì, di vista. È stato in questa corte. Ah, qui in quest'aula l'ha conosciuto? È stato in questa corte, Calò Giuseppe. Ok. E Greco Michele? No. Non lo conosce? No, no. Non ha mai avuto modo di parlare, mai di incontrarlo? Visto, mai visto e non ho avuto mai modo di parlarci. E Totorrina? Nemmeno. Provenzano? Nemmeno. Ne ho sentito parlare di questo, ne ho sentito parlare, ma non l'ho visto mai e non ci ho parlato mai io di presenza. Brusca la conosce? Come? Brusca Bernardo lo conosce? No. E Madonia Francesco? Nemmeno, signor Presidente. Neppure. E allora, a questo punto il Presidente dispone che venga data lettura delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso. 14 aprile 1986. 14 aprile 86. E allora, lei stia attento, stiamo leggendo quelle dichiarazioni. Innanzi al giudice istruttore. Piano piano, per cortesia, perché ci sento pure poco. Innanzi al giudice istruttore del Tribunale di Palermo. Chiedo di voler precisare meglio le vicende dell'omicidio di Giovanni Lallicata, poiché in sede dibattimentale non sono riuscito ad esprimere compiutamente quanto mi risulta al riguardo. È assolutamente certo che Giovanni Lallicata e Michele Micalizzi sono stati gli esecutori materiali dell'omicidio di Giuseppe Sirchia, inteso Utusature, il quale, come ho già ampiamente riferito, era responsabile insieme con Michele Cavataio della prima guerra di mafia ed aveva personalmente ucciso Bernardo Diana. L'uccisione della moglie era stata un'iniziativa di Michele Micalizzi e tutti hanno disapprovato questa bravata. Mi perdoni, signor Presidente, mi perdoni, io non volevo letto questo, io volevo letto la dichiarazione signor Buscetta nei mesi guardi. Ora ci arriviamo. Perché ha fatto. Motisi. Ha fatto delle dichiarazioni nei mesi guardi. Va bene, allora leggiamo. Questo a me non mi interessava, mi perdoni però. È giusto? Va bene, perdonato, però ora stia in silenzio un attimo che leggiamo noi. Se mi ho spiegato male. Allora, andiamo avanti. Ebbene, quando tornai a Palermo, chiesi a Giuseppe Calò come mai fosse stato soppresso il Lallicata, della cui scomparsa aveva appreso la notizia dai giornali. Il Calò mi rispose che aveva dovuto eseguire gli ordini della commissione, ma non mi specificò i motivi. Mi recai quindi a parlare con Michele Greco alla Favarella ed egli mi informò che era stato costretto a dare l'ordine perché il Lallicata era troppo vicino Alba d'Alamenti. Appresi poi da Vittorio Magliozzo che il Lallicata, per un pagare un debito di gioco al D'Agostino Emanuele, si era rivolto a Gaetano Badalamenti, col quale peraltro non aveva avuto particolari rapporti di dimestichezza dopo che il Badalamenti era stato posato. Preciso che Lallicata, prima di rivolgersi al Badalamenti, aveva chiesto il prestito al Calò, ma questi si era rifiutato. Il Magliozzo mi disse che Ignaro aveva accompagnato il Lallicata, o meglio si era recato a trovare Pippo Calò proprio mentre c'era Lallicata, e il Calò lo aveva fatto allontanare per andare a comprare il biglietto d'aereo per lui. Al ritorno il Calò gli aveva detto di non cercare più per nessun motivo il Lallicata. Non ricordo se il Magliozzo mi disse che all'uccisione avessero partecipato o meno altre persone. Non so dove sia avvenuta l'uccisione e credo che il luogo in cui il Magliozzo vide per l'ultima volta Lallicata fosse un negozio. Successivamente, in Brasile, Gaetano Badalamenti mi confermò il prestito al Lallicata. Non vorrei sbagliare, ma credo di ricordare che il Lallicata avesse consegnato un suo assegno privo di copertura al Badalamenti,
e questi gliene avesse consegnato una sua firma, di pari importo, non so a chi intestato. Ribadisco e conosco Michele Greco da oltre 30 anni. Ero uno dei pochi a dargli del tu. Sono in grado di descrivere accuratamente la sua casa di campagna nella tenuta Favarella. Preciso che trattasi di due case e che io le conosco entrambe. Allora non è questa, questa è quella che riguarda lui. Finito, signor Presidente. Sì, questa è la dichiarazione dell'86 che ha rilasciato Buscetta. No, io non volevo. Non voleva questa. Questa. Quale voleva letta? Io volevo letto quella a carico mio. Che ha parlato di me, Buscetta, che ha parlato di me, e poi Buscetta è stato interrogato dal giudice Grasso in questa corte, ma ci dobbiamo, se lei ha la facoltà, non so come dire, di leggermela, io poi rispondo di nuovo, signor Presidente, io poi rispondo di nuovo. Nell'86 nei mesi riguardi, nei mesi riguardi, la dichiarazione che ha fatto nei mesi riguardi al giudice Grasso. Al giudice Grasso. Al giudice Grasso. Ma forse nell'ambito del maxi processo. Sì. Sono le dichiarazioni dibattimentali. E allora dobbiamo prendere quelle dichiarazioni dibattimentali che si trovano allegati. Allora. Quindi lei si riferisce alle dichiarazioni rese dal Buscetta al dibattimento durante il processo, il primo maxi processo? Sì, sì, sì. Non risultano acquisite al fascicolo. Siamo quelli acquisiti nella fase istruttoria. Presidente, il confronto tra Buscetta e Calò è acquisito, è agli il atti. Confronto è acquisito, però la parte relativa al confronto è acquisita. Le dichiarazioni rese da Buscetta in sede dibattimentale nel corso del maxi processo non risultano acquisite. Abbiamo acquisite tutte quelle rese da Buscetta al giudice istruttore, all'allora giudice istruttore dottor Falcone. Quelle dibattimentali non risultano acquisite al fascicolo per il dibattimento, tranne che nella parte concernente il noto confronto tra Buscetta e Calò. Allora, qualche cosa gliela posso dire io, signor Presidente. Vediamo che deve dire. Scusi, io sono stato arrestato al 29 settembre del 1984. Dritto dritto mi hanno portato all'isola di Pianosa. All'isola di Pianosa mi ha venuto a interrogare il giudice Caponetto. C'era pure il pubblico ministero. Mi ha detto, signor Geraci, lei lo conosce Buscetta? Dice no. Il pubblico ministero si è messo a ridere. Ci sta segno il pubblico ministero, ma perché ride? C'è persona che dice, lei non conosce il signor Buscetta? Ci sta, no, non lo conosco, io non l'ho visto mai. E penso che lui nemmeno ha visto a me, mai. Beh, hanno verbalizzato. Dottor Caponetto ha verbalizzato. Poi ci fu la volta in cui io volevo letto che il giudice Grasso ha interrogato Buscetta e in parte ha detto la verità, che il giudice Grasso ci fa la prima domanda in un certo modo. Questo, signor Presidente, non è che io posso ricordare tutto l'interrogatorio. E allora aspetti, si fermi Motisi. Del giudice Grasso. Aspetta un momentino, Motisi. E allora a questo punto il Presidente, tenuto conto di quanto detto oggi da Geraci Antonino, dispone che
al fascicolo per il dibattimento, o trattandosi di vecchio rito, agli atti del processo, vengano acquisite tutte le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso nel corso del primo cosiddetto maxi processo, dichiarazioni rese in udienza dal predetto collaborante, fatta eccezione della parte concernente il confronto tra Calò e lo stesso Buscetta, che già trova sia acquisita agli atti. Mi perdono, signor Presidente, in questa fase Calò non c'entra. In questa fase che sto dicendo io, il Calò non c'entra. Vabbè. E non c'entra nessuno. C'entro io e Buscetta. È quello che l'ho interrogato, cacciato il giudice, grazie, il giudice all'atere del presidente Giordano. Ma perché, Motisi, lei ha sentito che io ho detto che c'entra Calò in questa cosa? Mi pare che ha sentito Calò. Ha sentito Calò, ma bisogna vedere io a che proposito ho pronunciato il cosa Calò. Allora ho capito male. Ha capito male e avrebbe fatto meglio a stare in silenzio stavolta. E allora rinvia per continuazione all'udienza che sarà tenuta in quest'aula giorno 16 luglio prossimo 21 alle ore 9 e seguenti. Motisi, giorno 16 ci rivediamo, io le leggo tutte le dichiarazioni di cui ha parlato lei oggi. Io non avevo terminato, signor Presidente, nei riguardi delle interrogazioni di... Però è meglio che prima abbiamo il verbale, quello che ha dichiarato Calò, e poi lei parlerà a lei. Il giudice Grasso a Buscetta, e quella è mia pure. Vuole continuare oggi o continua giorno 16 dopo che io le leggo quello che... No, oggi, signor Presidente, perché sono ammalato. Allora continua. Sono avanti, gravemente ammalato, e io a fare questi viaggi... Allora continui. Vabbè, continui. Allora ero arrivato che il signor giudice Grasso ha interrogato Buscetta, ha fatto delle domande. Si dice a Buscetta: signor Buscetta, lei conosce Gerace Antonino? No, ci dice Buscetta al giudice Grasso. No, virgola. Dice, ma io stavo contestando un'altra cosa nei riguardi di Gerace Antonino. Io non lo conosco, ma forse verso gli anni 60 l'ho visto qualche volta, verso gli anni 60 forse. Beh, questa è cosa che avete, se la vede la corte, se va con forse pure nella corte di Assisi, questo a me non mi interessa. Ma ha detto forse, io pure l'ho visto qualche volta sui giornali. Signor Presidente, qua abbiamo un distacco di 26 anni che mi ha visto, lui dice forse l'ho visto negli anni 60 a Gerace Antonino. Di là ha cominciato tutta la peropopea. Io ho detto un momento fa che Buscetta ha detto delle verità e delle bugie. Invece io ho detto tutte verità, perché risulta verità che io ci ho detto al dottor Caponetto all'isola di Pianosa che io non conoscevo Buscetta e non l'avevo visto mai, lui nemmeno aveva visto a me. Questa è verità, perché l'ha detto lui stesso, Buscetta, che non mi conosce. Il giudice di classe ci fa la prima domanda, ripeto, scusi se lo ripeto.
Signor Buscetta, conosce Gerard Santorino? No. Ci forse l'ho visto negli anni 60. 60. 60. Oppure l'ho visto qualche volta sui giornali. Poi ha toccato a me l'interrogatorio dibattimentale dopo 2-3 mesi. Se l'avete lo leggete, se non l'avete, come non avete quello di Buscetta, non lo leggete, signor Presidente. Ha finito? Sì, per il momento sì. Per il momento sì. E allora il Presidente conferma l'ordinanza emessa in precedenza, provvedimento emesso in precedenza, con il quale la Corte ha disposto l'acquisizione agli atti del processo delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso al dibattimento di primo grado nel cosiddetto maxi processo. E rinvia per continuazione l'udienza che sarà tenuta in quest'aula giorno 16 luglio. Purtroppo siamo condizionati all'aula libera, questa è la situazione. 16 luglio, data in cui la Corte si pronuncerà anche per quanto concerne il confronto tra Buscetta e Calò, così come richiesto dalla difesa e dal pubblico ministero. Per la verità non l'abbiamo chiesto. La difesa, l'avvocato Otto, risulta dagli atti. E dispone che per l'udienza di giorno 16 tutti gli imputati detenuti vengano ritradotti in aula, a meno che non vi rinunzino espressamente. Presidente, mi scusi, l'udienza disporre di Fileccia, ne ho parlato con il pubblico ministero, per ragioni logistiche non è possibile. L'udienza è tolta. Ho detto per momento sì. Significa che io volevo dire qualche altra cosa. Significa per il momento, Geraci, lei ha un linguaggio tutto suo. Come? Lei ha un linguaggio tutto suo per il momento, dopo, prima, dica quello che deve dire alla Corte e non ne parliamo più. E allora, il Presidente, allora a questo punto dispone che venga ripresa l'udienza per dar modo al detenuto Geraci di continuare a parlare alla Corte. E allora vediamo quello che deve dire. Signor Presidente, io non ho stato mai in cupola, io non ho stato mai capomandamento del paese di Partenico, io mi ho curato per 18 anni la mia salute e ve la curo ancora, e sono distrutto con le mie 78 anni circa. Questo solo. Mi perdoni se ho detto questo. No, è suo diritto parlare, però dica tutto quello che deve dire in modo che... Io mi ho espresso male, che vuole? Lei aveva sciolto... Va bene, l'abbiamo ripresa di nuovo, non ha importanza. Un'altra volta. Ma mi dica una cosa, lei ha parlato di cupola, ma che cosa è questa cupola? Vuole spiegare alla Corte lei che cosa intende per cupola? Ho sentito dire così, che la cupola, che c'è la cupola. La cupola, è vero o non è vero, io non lo so se c'è questa cupola, se esiste questa cupola, se, io non lo so come è formata, chi l'ha inventato, io non lo so, ma ho sentito dire questa cupola però, che è formata di persone questa cupola.
Vabbè, deve dire un minuto, prima Presidente, vediamo se deve dire altro. No, Presidente, poco fa lei ha chiesto al signor Geraci che cosa sta espiando. Lui non sta espiando niente, è in attesa di giudizio per tutti i processi, perché lui è stato condannato soltanto per il 416 dalla Maxi 1 ed è per una pena che ha già espiato abbondantemente. Quindi è stato condannato solo per associazione di stampo mafioso. Ci sono anche delle sentenze assolutorie che hanno l'autorità del giudicato. E siccome è previsto nel vecchio codice, era previsto che bisognava chiedere all'imputato tutte le generalità, la sua posizione giuridica, e quindi io ho chiesto per quale motivo si trovasse in carcere. Lui l'aveva chiesto. E allora Geraci deve dire altro? No. No. E allora a questo punto, Presidente, sospende l'udienza, dichiara. E allora?